Ciao ragazzi, allora, queste sono quelle ricettine che possiamo fare in estate quando fa un caldo bestia, quando siamo in città, ma anche quando ce ne andiamo al mare o in campagna. Allora mi dite sempre, Bruno, dai, fai delle ricette facili, fai delle ricette corte, benissimo, ok, vado via alla grande. Allora oggi faccio un'insalata fredda, una pasta fredda, ok, con le erbe aromatiche. Bene, allora cari amici, gli ingredienti per questo piatto sono della pasta meravigliosa, dell'olio extravergine d'oliva, abbiamo del basilico, della rucola, un po' di filochetto selvatico, della salvia, della maggiorana, erba luisa, dei lupini, vabbè, bla 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 bla. L'acqua, wow, bolle. Allora, serve una boule. Poi per prima cosa cosa faccio? Scelgo le erbe. Allora, prendo il basilico. Faccio una julienne fine. Attenzione, le erbe non le trito, faccio proprio così, una julienne. Bene, poi aggiungo un po' di finocchietto, un foglione di menta, sì, la metto qua, così. Metto un po' di rucola, maggiorana, così. E un po' di sale nell'acqua. Sì. Direi che possiamo mettere giù la pasta. Allora, io ho scelto della pasta mista. Dai, quella per i bambini, questa qua, carina. Poi butto dentro anche un po' di farfalle. Così. Continuiamo col sugo. Allora, prendo dei pomodorini che ho lavato, taglio a spicchi. Così, butto dentro, così qua. A me l'aglio, lo so che voi avete forse qualcuno di... Oh, metti sempre l'aglio. Sì, l'aglio lo metto perché mi piace. Ma ne metto appena appena una punta, dai. Poi si può anche non mettere. Butto dentro qua, ok. Attenzione, a me piace anche un po' piccante, quindi peperoncino a go-go. Ok, sale, così, ok, poivre, così. Attenzione, adesso mettiamo dei lupini, ok? Quindi faccio una piccola incisione così col coltello e li apro, così, vedete? Così, e tolgo, diciamo, la buccia. Quindi dentro i lupini. Siccome... voglio proprio fare un lavoro carino, carino, carino. Ho anche un po' di Santoreggia, metto anche un po' di quella. Ci siamo, eh? Giro tutto con le mani, mescolo tutto così. E perfetto. Qualche fogliolina di Santoreggia dentro, così. Bene, attenzione, a questo punto succede questo. Prendo la grattugia, prendo del parmigiano reggiano, poi... non troppo stagionato, quindi mi raccomando, leggermente stagionato. Facciamo 18-24? 18-24. Io mi giocherei anche all'8, 18-24 ambo. Un goccio di olio extravergine d'oliva, quello umbro buono. Non tanto, metto qua e tengo tutto l'intingolo da parte, non nel frigorifero. Voglio preparare, diciamo, la base per condire la pasta. Quindi prendo una ciotola, della paprika in polvere, così. Chiaramente non è paprika piccante, è paprika dolce. Bene, a questo punto ho messo la paprika, aggiungo un pizzico di sale, del peperoncino, prendo dell'olio extravergine d'oliva, lo metto dentro, così. Ci aggiungo un po' di parmigiano reggiano, così. Bene, ci siamo ragazzi, La pasta è quasi pronta, giro l'intingolo che viene così, una bella crema, così, vedete, bella rossa. Ci siamo ragazzi, la pasta è pronta. Allora, non ci resta che scolarla,
A questo punto abbiamo l'inticolo pronto, eccolo qua. Prendo la pasta. Non dobbiamo, attenzione, raffreddarla, perché le erbe debbono leggermente riscaldarsi, così daranno il meglio di loro. Non debbono cuocere, ma debbono così leggermente intiepidire. Metto la pasta dentro. Così. Beh, è una meraviglia incredibile, incredibile. Giro tutta la pasta così. Vi posso assicurare che fa un profumo pazzesco. Poi, a questo punto, prendo l'intingolo. Quindi, olio extravergine d'oliva, paprika, sale, pepe. Butto dentro, così. Benissimo, perfetto. Ed è il momento di impiattare la pasta. Bene, prendo un po' di parmigiano. Vado così, un po' sopra, ci siamo, così, direi che è perfetto. Bene, posso impiattare. Così, un po' di lupini. Così, qua, un rosso e una meraviglia, così, zac, zac, ok, serve due colpi di lupini qui, uno qui e uno qui. Eccoci qua, direi che questa meravigliosa pasta lupini e erbe aromatiche al profumo di paprika è pronta. Quindi buon appetito a tutti. Che dirvi? Ciao, buon'estate a tutti!